presente quegli alberi in natura che crescono seguendo la forma del vento? Sono ricurvi, a qualcuno potrebbero sembrare brutti. In realtà racchiudono in sé una competenza che tutte le specie viventi possiedono e anche noi esseri umani possediamo: la resilienza. La resilienza è una competenza, un insieme di comportamenti specifici che messi in atto ci permettono di far fronte a situazioni di cambiamento, situazioni che il nostro cervello registra come situazioni difficili, impegnative, faticose. Sono Beatrice Monticelli, mi occupo di formazione su competenze trasversali, di facilitazione di processi di natura diversi, sono counselor sistemico-relazionale in formazione e in questo video vedremo insieme che cos'è la resilienza, come possiamo allenarla e quali sono delle pratiche che quotidianamente possiamo mettere in atto nella nostra vita per potenziare questa competenza in noi. Un altro aspetto fondamentale è legato al comprendere come essa sia strettamente connessa con il meccanismo dello stress. In natura esistono due tipi di stress, siamo abituati a pensare allo stress come un qualcosa di negativo, quindi quello che viene definito in psicologia il distress, ma in realtà esiste anche un tipo di stress che viene definito eustress, dal greco eu che significa bene, e quindi uno stress che effettivamente ci fa bene. A questo è connessa la resilienza. La resilienza si allena, si sviluppa fuori dalla nostra zona di comfort, in un ambiente che non è il nostro abituale, in un ambiente che ci pone delle piccole o grandi sfide. In un ambiente in cui percepiamo un certo livello di stress. Se da una parte è vero che la resilienza si allena fuori dalla zona di comfort, allo stesso tempo è anche importante non oltrepassare quel confine sottile tra l'eustress, quindi lo stress positivo di cui parlavamo prima, e il distress, lo stress negativo, che arriva nel momento in cui noi permaniamo per troppo tempo in una condizione stressante, oppure quando la richiesta dall'ambiente è percepita come eccessiva. Quindi noi percepiamo di non avere proprio le capacità, le risorse per affrontarla. In questo confine sottile tra eustress e distress si colloca un altro aspetto fondamentale della resilienza, che è la capacità, sì, di attivarsi, quindi di lavorare fuori dalla nostra zona di comfort, ma allo stesso tempo di riposarsi e quindi fare in modo di non entrare nel distress. Come allenare resilienza? Sono tre le aree in cui possiamo allenare resilienza. La prima area mi piace chiamarla area della tribù, la seconda la chiameremo area della proattività o della leadership, la terza area la chiameremo dell'intelligenza emotiva. La prima area, l'area della tribù, fa riferimento a un concetto molto antico e anche decisamente molto comprensibile per tutti noi esseri umani. Che cos'è la tribù? La tribù è quel luogo sicuro, quel luogo di vicinanza, di relazione. L'area della proattività, o vi dicevo anche prima, della leadership, fa riferimento a un'altra capacità umana che noi abbiamo, la portare a termine dei compiti, degli obiettivi, e allo stesso tempo vivere da protagonisti quello che ci accade. La terza area dell'intelligenza emotiva fa riferimento alla possibilità che noi abbiamo di indurre a noi stessi la percezione di emozioni piacevoli. Vediamo insieme quali sono le pratiche che si possono implementare ogni giorno per rafforzare queste tre aree e quindi rafforzare la nostra resilienza. Partiamo dalla tribù. Il primo suggerimento ha a che fare con il mantenere ben salde le connessioni in un momento come questo in cui fisicamente siamo impossibilitati. Stabilire diversi momenti all'interno di una giornata, nonostante
qualcuno magari debba lavorare da casa, però in cui io mi prenda il tempo per nutrire le mie relazioni, una telefonata, una videochiamata, un aperitivo con gli amici. La seconda pratica all'interno dell'area della tribù ha a che fare con il coltivare l'amore. Inteso in senso molto ampio, non soltanto coltivare l'amore con il partner o con i familiari, ma coltivare l'amore attraverso dei gesti pratici e molto concreti di cura. Può essere la cura se viviamo da soli delle nostre piante, può essere la cura se viviamo con i nostri animali domestici, del nostro gatto, del nostro cane, del nostro pappagallo, può essere anche la cura di una parte della nostra casa. Altro aspetto fondamentale è coltivare l'amore con se stessi, quindi attraverso delle azioni di cura di sé. Ultimo, ma non ultimo punto, è la pratica legata alla importanza di mantenere e ricercare interazioni fisiche ed emotive. Mai come in questo momento in cui ci sono stati sottratti le possibilità diverse di, per esempio, dare abbracci, di stringere una mano, di guardarci da vicino e intensamente negli occhi, dobbiamo praticare questa interazione, che se non può essere un'interazione fisica con altri all'interno della mia famiglia, della mia casa, deve essere un'interazione fisica con me stesso. Se non può essere un'interazione emotiva in cui veramente condividiamo delle emozioni con gli altri, è importante che lo sia con me stesso. Un bagno caldo, un momento rilassante, una coccola in cui veramente mi prendo cura di me in una maniera anche appunto fisica, è un momento importante che dobbiamo imparare a concederci. Siamo nella seconda area, quella della proattività, e qui parliamo del potere del pieno coinvolgimento. In questa area facciamo riferimento anche qui a tre pratiche. La prima è estremamente importante, soprattutto in un momento in cui la nostra routine viene stravolta. Stabilire le cose da fare. A inizio o a fine giornata è importante scrivere una lista delle cose che vogliamo o dobbiamo fare. Il fatto di stabilire delle cose da fare si collega poi con un aspetto fondamentale, che è quello del portare a termine i compiti che ci siamo assegnati per quella giornata. Nel momento in cui noi raggiungiamo degli obiettivi, piccoli o grandi che siano, il nostro cervello ci dà un impulso anche proprio a livello ormonale, perché ci fa produrre dopamina, che è uno degli ormoni che vengono, come dire, identificati all'interno del cocktail della felicità, e dandoci appunto un senso di felicità, di benessere. Quindi portare a termine le cose ci aiuta da questo punto di vista, oltre al fatto che ci fa sentire autoefficaci. Ultimo, ma non ultimo, riguardo proprio al potere del pieno coinvolgimento. L'importanza qui di questa pratica è proprio legata al fare in maniera fisica, al creare, mi viene da dire, quindi anche in un certo senso a liberare il nostro potere creativo. Trovate un'attività che davvero vi coinvolga, che vi coinvolga non soltanto emotivamente, non soltanto mentalmente, ma anche fisicamente. In questo modo aiuterete attraverso il coinvolgimento anche fisico la mente a far fluire maggiormente i pensieri e le emozioni, non lasciandole, no, non permettendo loro di bloccarsi all'interno della nostra mente. Siamo arrivati ora all'ultima delle tre aree in cui poter allenare resilienza, e l'area dell'intelligenza emotiva. Noi siamo capaci, andando ad ascoltare i nostri bisogni, andando a soddisfarli, quindi di provocare in noi delle emozioni piacevoli. E le tre pratiche riguardo all'intelligenza emotiva parlano proprio di questo. La prima pratica ha a che fare con il sostegno del proprio morale, del proprio umore. Stare al sole per almeno 20 minuti al giorno. Riposare quando siamo stanchi e cercare di darsi degli orari per andare a dormire e svegliarci sempre alla stessa ora. Instaurare una routine di attività fisica, di movimento, è un altro aspetto fondamentale.
Perché? Perché sono tutte attività che ci permettono di produrre degli ormoni che ci sostengono dal punto di vista proprio dell'umore. La seconda pratica ha a che fare con il divertimento. Trovate qualcosa che davvero vi diverte e fatelo. È una sitcom televisiva, piuttosto che ballare, cantare a squarciagola. Ultima ma non ultima pratica è la pratica della gratitudine. Nel momento in cui noi diciamo grazie, questo ci permette di riconoscere indirettamente ciò che oggi, ora possediamo. Grazie a un amico che ci ha fatto un regalo, grazie a un'azione che è stata compiuta nei nostri confronti, possiamo dire grazie più in generale per una giornata che abbiamo passato e quindi alla vita. Nel momento in cui diciamo grazie, si attiva la nostra capacità di riconoscere ciò che qui e ora possediamo, nonostante una situazione difficile e faticosa, possediamo delle risorse. L'altro aspetto del praticare gratitudine è quello del dono, saper donare agli altri significa indirettamente riconoscere un qualche cosa di valore che io posseggo e che ti do. E questo rafforza ancora di più la nostra percezione di avere delle risorse. Siamo arrivati al termine di questo video in cui abbiamo visto che cos'è la resilienza, come si può allenare, quali sono le tre aree della tribù, della proattività e dell'intelligenza emotiva in cui allenare la resilienza e poi abbiamo visto delle pratiche specifiche in ognuna di queste aree. In bocca al lupo, ciao da Beatrice!